Poi magari avremo tempo anche di valutare la tua espulsione, quello che è successo a fine primo tempo, se vorrai. Però quello che ti chiedo è una considerazione, perché più che risultato, scarto numerico, quello che è sembrato questa sera è proprio una differenza di passo, di velocità, di intensità, sei d'accordo? Sì, diciamo, secondo me è stata una differenza più mentale, perché la squadra aveva approcciato bene nei primi minuti, i primi 20 minuti, poi è venuto fuori quell'episodio del calcio di rigore, è stato un infortunio, e lì avevamo anche avuto la reazione che non siamo stati bravi a concretizzare con Malotti. Però è quello che ci sta succedendo un po' ultimamente. Subito il 2-0, la squadra si fa travolgere dalle difficoltà e emergono tutti quelli che possono essere difetti, che siano tattici, tecnici, fisici, con gli avversari che sembrano viaggiare a velocità doppia. Quindi io penso che sia più un fatto mentale, perché l'altra settimana invece fino al 90esimo andavamo e correvamo con grande furore, e stasera, preso il 2-0, ci siamo disuniti. Quando ti disunisci, poi regali anche dei gol stupidi, tra virgolette, perché è chiaro che possono emergere anche i nostri limiti, i nostri difetti che abbiamo. Mister, è un po' inaspettato secondo te questo passo indietro di oggi? Avevi avuto qualche segnale alla vigilia del weekend? No, segnali no, segnali no. La squadra si è allenata molto bene in settimana, ma questo si è visto nei primi 20 minuti di gioco. La squadra ha approcciato bene sul campo. Il problema è che la squadra deve anche recepire velocemente che le partite possono vivere anche dei momenti difficili, perché l'errore del calcio di rigore ci può stare, è stato un infortunio in un gesto tecnico. E anche sul 2-0 non devi smettere, perché sennò questa è la stessa cosa che ci è successo a Carrara, perché sono ingenuità grosse. Praticamente abbiamo regalato i gol agli avversari, e sono i calciatori davanti dell'Ancona Matelica, sono calciatori che già non devi regalare niente, perché sono estremamente bravi e pericolosi. Quindi è chiaro che se poi ci metti anche del tuo e regali occasioni come abbiamo regalato, poi viene fuori un risultato di questo genere qua. Ecco, mister, questa è una squadra che non riesce a trovare la continuità e la costanza di rendimento e di risultati, e la classifica ora torna a farsi preoccupante. No, ma secondo me ancora non è chiaro quello che noi dobbiamo fare. Noi siamo una squadra che dobbiamo salvarci. Noi siamo stati costruiti così, cercando di valorizzare i giovani, di fare minutaggio e quant'altro. Quindi, cioè, noi stiamo facendo il nostro campionato, perché finisse oggi noi non siamo salvi. Quindi è chiaro che dobbiamo cercare di far punti contro chiunque, di far prestazioni superiori a quelle che abbiamo fatto oggi, perché nel secondo tempo specialmente siamo mancati. Però cioè, non dobbiamo alzare l'asticella, perché noi dobbiamo salvarci. E quindi noi le partite le possiamo anche perdere, perché siamo una squadra estremamente giovane. E quando sei giovane, quando c'è l'evento positivo, come è successo a Pontedera, cavalchi l'entusiasmo, corriamo, abbiamo la testa sgombra e facciamo 3-0, possiamo fare anche il quarto. Ora è il momento che nelle difficoltà, rispetto all'inizio della stagione, stiamo subendo troppo le difficoltà senza avere questo tipo di reazione. Quindi questo è un passaggio che noi dobbiamo velocemente capire, metabolizzare, perché è chiaro che non puoi perseverare a fare questi tipi di risultati o questi tipi di prestazioni come è stata quella nel secondo tempo, perché poi per salvarsi c'è bisogno di lotta, c'è bisogno di stare attaccata alla partita, ogni singolo pallone. Sempre, e non puoi fare 60 minuti bene e poi disunirti, oppure 15 minuti bene e poi smetti. Questi sono errori che noi non dobbiamo commettere, dobbiamo capire che li stiamo facendo adesso. Però la classifica rispecchia quello che era il nostro obiettivo iniziale, cioè noi siamo a una partita del girone d'andata, alla fine del termine del girone d'andata. Oggi saremmo virtualmente salvi, quindi siamo in linea con quelle che sono e che erano i nostri obiettivi all'inizio stagione. Mi sono chiesto,
prima anche al mister Colavinto, a te lo chiedo per converso, se i tagli degli esterni, quella palla profonda che arrivava tra centrale di, soprattutto di centrosinistra vostro e il terzino, poteva essere letta meglio, assorbita meglio, perché è una situazione di gioco che si è ripetuta tante volte, che voi avete provato a fare un paio di volte anche con Bernardotto, ma meno bene rispetto a come l'ha fatto l'Ancona. Ecco, poteva essere letta meglio quella situazione di gioco, quelle situazioni. Sì, no, ma ce ne sono state tante situazioni che potevano essere lette meglio. Chiaro che se dovessi analizzare la prima mezz'ora di gioco, non c'è stata un'occasione pericolosa dell'Ancona. L'avevamo lette tutte bene, anzi, eravamo in totale controllo della partita e i loro lanci alle spalle della linea erano sempre stati assorbiti con grande tranquillità. Quella è una lettura, è una situazione che ha cominciato a darci fastidio nel momento in cui ci siamo disuniti, abbiamo perso distanze e hanno fatto sì che il risultato sia andato in quella direzione e in quelle dimensioni. Mister, se ci spieghi un attimo poi l'episodio che ha portato alla tua espulsione, come mai sei stato espulso? Ma se dovessi parlare per quello che ho in pancia, rischierei non so quante giornate di squalifica, perché sono stato espulso a Grosseto per un gesto di fair play e sono andati i dirigenti del Grosseto e i calciatori del Grosseto a testimoniare, a dirgli all'arbitro che stava facendo una costroneria, e oggi sono andato a parlare con l'arbitro perché era palese che nel primo tempo ci fossero state perdite di tempo, simulazioni e 4 volte hanno allontanato la palla in maniera premeditata. Ho protestato perché gli stava consentendo di fare ostruzione al gioco, questo è, e ho visto 2 giocatori ammoniti miei, quando invece Mungo è stato una ammonizione alla rovescia, perché doveva essere ammonito Gasperi. Quindi ho chiesto questo nel rientrare nel tunnel, perché l'arbitro mi aveva detto di parlare sotto il tunnel, c'erano 10 persone, io ho appoggiato la mano con Rolfini, che tra l'altro ci siamo incontrati, e subito gli ho detto: guarda, stiamo andando a parlare con l'arbitro, e sono stato allontanato, che forse a volte eccedono e danno peso a cose che non dovrebbero dar peso, invece di dare magari a far rispettare meglio le regole o a tante altre cose. Cioè, è stata calcata una mano in maniera evidente, però di questo mi dispiace. Ecco, mister, le chiedo cosa ha avuto Perucchini all'ultimo minuto, e poi ho visto un Bernardotto che si è dannato l'anima a correre in avanti, ma forse poco assistito dai compagni. Sì, Perucchini purtroppo ha avuto un attacco di febbre, aveva febbre a 38 e nel riscaldamento non ce la faceva, e quindi ha giocato Agostino. Per quanto riguarda Bernardotto si è sacrificato come fa sempre, penso abbia fatto tanto volume, tanta quantità. È chiaro che secondo me in determinate situazioni poteva fare anche meglio dal punto di vista tecnico, perché prima del 2-0 abbiamo avuto secondo me la palla dell'1-1, dove non è stato abile a concludere di prima, e poteva essere supportato meglio. Sì, oggi tutti quanti potevamo fare molto molto di più, perché poi dopo la prima mezz'ora del primo tempo e dopo il 2-0 è chiaro che abbiamo fatto niente. Ti chiedo veramente l'ultima, siccome la settimana prossima si va sul campo presumibilmente di una capolista o capolista, comunque dalla seconda della classe, arrivarci dopo una sconfitta del genere, poi in realtà secondo me, volevo il tuo parere, non cambia nulla, cioè anche fosse arrivato un risultato positivo, perché poi queste sono partite che si preparano sostanzialmente da sole, al netto di quello che hai fatto la partita prima, però perdere in maniera con un passivo così, così importante dà qualcosa in più per la settimana prossima? Ma noi dobbiamo essere bravi e riuscire a trovare un equilibrio, perché non è che possiamo avere una reazione dopo aver sempre preso un grande schiaffo come abbiamo preso oggi o come prendemmo a Carrara. È chiaro che con la Reggiana serve non il 100%, non basta. Stiamo parlando dell'unica squadra, insieme a Sud Tirol, che è imbattuta di tutti i campionati della Serie C, quindi questa è una squadra costruita per la Serie B, serve di tutto e di più. Serve il massimo e forse non basta.
Quindi al di là di quello che sarà la partita prossima, noi dobbiamo essere bravi a trovare un equilibrio, che questo non vuol dire vincere, perdere o pareggiare le partite, ma dobbiamo avere la capacità sia negli eventi positivi che negli eventi negativi di rimanere in partita, di continuare a giocare. E oggi l'Ancona era proprio un esempio che si toccava con mano, perché l'altra settimana era sotto 2-0 ed era in balia del Siena, e in 20 minuti ha ribaltato la partita vincendola al 93esimo. Quindi le partite non sono mai finite, ma devi avere la capacità e la mentalità di rimanere attaccato a ogni singolo pallone. Noi in questo momento questo equilibrio qua non ce lo abbiamo. Insomma, di fare partite che si somiglino. Sì, noi dobbiamo essere bravi ad essere quelli che abbiamo giocato a Pescara, quelli come siamo stati molto bravi a Pontedera, come siamo stati bravi con il Gubbio o a Modena a inizio campionato, cioè tante volte siamo stati bravi, però dobbiamo essere continui sempre. Perché poi questi cali di tensione? Perché entrare nella testa del calciatore in un momento così non è nemmeno semplice, perché se no vorrebbe dire avere la bacchetta magica. È chiaro che io, conoscendo molto i giovani, so per certo, per esperienza, che quando le cose vanno bene è molto semplice correre e non sentire la fatica e giocare spensierato e fare delle giocate anche rischiandole. Quando le cose invece vengono meno, c'è delle difficoltà, molte volte l'inesperienza ti fa commettere errori su errori oppure giocare con la paura di sbagliare. E quando giochi con la paura di sbagliare, è chiaro che gli errori aumentano piuttosto che diminuire, ma questo fa parte dell'esperienza. Mister, poi con Bua è prevalsa la prudenza, hai preferito non portarlo? No, ma Bua si è allenato, non era nelle condizioni di poter giocare, sarebbe stato un rischio, e sarà sicuramente pronto per la prossima settimana di Reggio. Però sia lui che Cucurullo, era troppo più alto il rischio piuttosto che delle cose che ci potevano dare sul campo. Ok, grazie.